C'è un crampo. C'è un crampo. Signori, un po' di potassio per Barù e poi arriviamo da voi. Cuoche fiamme, tra banane. Pochissimo. Che c'è? Vai un fisioterapista? Sì, magari. Permesso, 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 inizia Fuochi e Fiamme, il ristorante è ufficialmente aperto, il tifo da stadio che contraddistingue il pubblico romano, romanesco, verace, vero, vero come i giudizi che diamo intorno a questo tavolo per rendere i piatti finiti, in modo che voi a casa possiate affrontare la vostra cena, il vostro pranzo con serenità, soprattutto se volete vedere tutte le nostre ricette su www.cuochefiamme.la7.it, così l'ho detto subito. Questa signora è la numero uno, Xaba della Zozza. Ciao Simone. È il numero uno a vestirsi, a cucinare, a preparare, no, cucinare c'è da fare una sfida ancora, ragazzi. Sì. Ma sa che come, vinci tu. Come mise en place, come eleganza e come consigli, fantastico. Quest'anno di donne ne abbiamo volute due. Lei è la donna che calca i palcoscenici di tutto l'universo, fa ridere chiunque e quando ne ha voglia mi fa le imitazioni stupende di tutti i personaggi del mondo. Adesso lei basta. È Francesca Reggiani. Prego. Ogni volta che arrivo giù io mi invento un po' di cose, no? Sì. Posso dire? Il mio amico Barù. Oh, grazie Simone, grazie, grazie. Tu sei un buon gustaio. Il pepe del nostro cacio Simone Ruggiati. Il pepe del nostro cacio mi piace. Sì, sono sorelle. Cristiana! Piacere. Ciao Cri! Non mi avevo visto così abbigliato, così fashion, con la bretellina abbigliata. Oh, ma Saba già vi adora. L'hai vista la bretellina? Sì. No, è tutto... Io già le adoro, hai ragione. Molto anni 50, ci piace, ci piace. Allora, da dove vieni, che lavoro fai? Ho 34 anni, vengo da Roma. E sono un architetto di interni e lavoro nel mondo, diciamo, nel campo dell'arredamento. Però commerciale, faccio supermercati. Bello. Sembri molto molto più piccola. Grazie. Ciao Simone, chi sei? Giulia. Sei più grande o più piccola? Più piccola. Più piccola. Lavori, studi? Allora, sto tentando di prendere l'attestato professionale da pasticcere e laurearmi in letteratura. Quindi siete brave in cucina? Lei cucina dolci? Lei è dolce, è bravissima. E tu in cucina in generale? Io nella cucina salata. Ok, quindi si va sul sicuro? Iniziamo? Prendiamo un po' di confidenza con le cucine, vi dico io come. Non ci saranno punti in palio, non ci saranno grossi temi da scegliere, ma chi vince sceglie l'ingrediente, la preparazione o comunque il piatto per la prova successiva. Lì di punti ce ne sono tanti, la prima è veloce e di manualità. Allora, la prima prova non è semplice come sembra, ovvero il limone sotto c'ha il bianco, ovviamente. Però il buono è il giallo, dovresti saperlo, per fare un profumo di crema pasticcera ci va solo questo. Quindi dovete al coltello prendermi più buccia di limone possibile, ma senza pescarmi il bianco. Via! Un minutino solo vi do, dai, dai, dai! Ovviamente si capa il limone in modo che stia dritto, si prende un coltellino idoneo a farlo e poi si comincia a tagliare. Si può fare in tanti modi, io di solito parto in verticale appoggiando il limone dritto. Esatto, e poi vado giù. Esattamente quello che stavo facendo. Se poi mi rimane un po' di bianco, dopo prendo un coltellino tipo quello per sfilettare il pesce, metto il bianco verso l'alto e piano piano lo vado come se a sfilettare, insomma. Magari controllate quanto pesca il pelapatate, perché ogni pelapatate pesca più o meno, fa più o meno spessa la vostra strisciolina. Quindi magari avercene almeno due, uno un po' più pescante e uno un po' più fino, sapete già quale dei due prendere in mano a seconda di dover pelare una patata, e quindi va bene anche togliere un po' di più, oppure un agrume dove l'importante è non pescare il bianco. Vi devo dire 3, 2, 1, stop! Cristiana, mi sa che non ha capito quello che volevo io. Che dovevo fare? No, io ho visto che hai pelato tutto il limone. Piatto sull'alzata, piatto sull'alzata, piatto sull'alzata. Volevo più che altro... No, tu hai fatto bene, però ne bastava uno e poi da qua andavi e gli toglievi praticamente tutto il bianco in questo modo. Allora, a questo punto avresti avuto il limone senza il bianco. Quello volevo io. Attenzione. Lei è furba, la girate al contrario, così già il bianco non si vede. Ora sì. Mannaggia. Mamma, che tutto bene?
Oddio, dovremmo tirare una monetina, Però queste sono più precise. Sì. Ma questa è più fina. Però è più piccola. Simone, scegli tu. No, mi permetterei mai. Chiamo un notaio? No. Schifo tutte e due. Vantaggio alla minore. Barù? Sì. Barù. Sì. Oggi Barù vota perché Cristiana. Guarda. Non si sa come. Non si sa come. Grazie. Nel frattempo questi limoni sono profumatissimi. Allora. Fusilli con verdure. O spaghetti con i ricci? Allora, io dato che sono quasi vegetariana, quasi, fusilli con verdure. E poi perché tu, aspetta. E poi perché tu sei un amante del mare, come me, quindi io prima usavo i ricci, poi adesso i ricci sono sempre meno facili da trovare, loro ripopolano le acque, quindi per cortesia diamoci una calmata con questi ricci, per favore. Abbiamo detto? Fusilli con verdure. Esatto. Fusilli con verdure, questo è il piatto base per la prova di abilità. Fusilli con verdure. Possono essere più o meno saporiti, dipende dalle verdure, ma se ci mettete formaggio, cioè potete caricarli un po'. Sei pronta, Cri? Sì. Vai, entra in dispensa. Giulia, ti do il via io. Che verdure vogliamo, ragazzi? Non ci avete pensato? Nemmeno io. A me piacciono verdi. Tipo carciofi? Vai. Magari. Carciofi sono i miei preferiti. Allora, fusilli di farro o integrali, così cambiamo un po' pasta. Vai, Giulia, entra pure dentro. Li voglio pieni di verdure, quindi due carciofi a testa per quattro persone, otto carciofi spinosi, uno spicchietto d'aglio, due cipollotti freschi, se vi piace piccante pochissimo, pochissimo ce ne va con carciofi di peperoncino, ma ci sta bene. E poi userei un pecorino semi stagionato, cioè non troppo violento, non pecorino romano, un pecorino un po' più dolce, semi stagionato, per fare delle scagliettine col pelapatate. Sale, pepe, olio extravergine e se volete un goccio di vino bianco, anche se nei primi non ce lo metto, qui ci sta bene, basta. Pulito, semplice. Ah, perché era detto stop? Io vedo, no, effettivamente. Brava, no. Anche con il tempo in più. Solo perché non avevo tempo per farlo. 10 minuti per voi, via. La verdura la prendiamo top, come prendiamo top tutto, per darvi a disposizione la materia prima migliore. Quindi, ora che diventa tema principale verdura, io voglio vederla usata bene. Quindi, dimmi cosa vuoi fare, perché secondo me la melanzana presuppone una padella che già si scalda sul fuoco, o sbaglio? Non la vedi? Aspetta, eccola. Mi stanno a pigliare tutte e due, eh? Una e una due. Allora comincio io. Ma quando ti è venuta a mente di colorarti i capelli così? Allora, perché sono tre colori in uno, ho capito bene? Sì. Ho iniziato un poco. In realtà all'inizio li volevo rosa e quindi sono andata e li ho fatti rosa. Poi, ma non lo mettiamo un colore in più. Alla fine a un certo punto sono diventata arcobaleno. Ma quindi l'hai fatti tutti insieme così? Perché sono belli e sono fatti molto bene. Però sono particolari. Cosa hanno detto mamma e papà, che se ho capito bene sono laggiù in studio? Sì, mamma ha detto che sembra un pappagallo. Non sembri un pappagallo. Grazie. Però sono strani. Lo stesso il parrucchiere. Tu, che colore hai? Cos'è? Un color cipolla? È... cenere di cipolla? Cos'è? È un rose gold metallizzato. Un rose gold? Che macchina vuoi? La voglio un rose gold metallizzato 1200 benzina. Ma dico, il ciuffo dritto in mezzo è una mise? Cioè, no, è la penalità per cucinare, cioè gli occhi divisi. Okay. Lei vede il pepe e i cavatelli, sta tagliando a caso, la zucchina non c'è. Ok. Allora, dai, oggi ci divertiamo un po', siamo tra ragazzi, però dovete raccontarmi e raccontare agli amici a casa cosa stiamo per cucinare. Tutte queste zucchine, tutte ti servono? Sì. No, non tutte, però... Va bene, dove le... tanto paghiamo noi. Allora, sì. Scaldiamo la padella? Ah, sì. Vai. Questo vale come aiuto? No, però vi voglio, cioè, scherziamo fin quando però i piatti vanno dritti. Certo. Perché io ci tengo, questa la buttiamo via. Cipollotto, okay. Per andare allora, a fondo. Sì, cipollotto fresco con delle zucchine. Una parte poi le vado a fare avvellutata, una parte le lascio intere. E poi ci metto anche un po' di menta fresca e infine le zeste di limone e le mandorle. E le mandorle. Le mandorle le tosti? Sì, le devo tostare. Allora, cominciamo ad ascoltare Simoncino vostro. Padella. Allora, sì, perché se tu mettevi il cipollotto a stufare mentre tagliavi le zucchine, adesso il cipollotto era pronto e non si sarebbe sentito semi crudo. Poco. Ok.
questa te la metto qua, se vuoi tostarci le mandorle, così mettiamo una fiamma media e queste si tostano da sole. L'acqua che sta bollendo davanti a voi e vi fa le fumette è sciapa, quindi dovete profumarla. Le zucchine a questo punto, che mancano 6 minuti, le metto. No, sì, tagliale ancora più piccole, mentre aspetti il cipollotto, così ti cuociono più velocemente. Secondo me una metà ti bastano, così ti cuociono meglio in padella. Allora, io prima presumo di aver detto una stupidaggine, perché mentre c'avevo i ciuffi davanti, anch'io non vedevo bene, ho detto siamo in cavatelli. In realtà sono fusilli freschi, nel sud questo è fusillo fresco. Ma c'avevo il metallizzato, quindi non vedevo bene. Allora, vado da mamma e papà. Ok, questo lo appoggio qui. Ciao mamma e papà. Ciao. Ciao, piacere. Come si chiama? Loredana. E lei? Gianni. Gianni, la vedo sconfortato, ha paura. Eh sì, perché di solito assaggiavo io, però... Ah, aspetta. Quindi l'ha detto tipo sorta di cavia? Sì, tutte e due. Ma perché mi sono bravi? Ci hanno detto che erano bravi. Sì, bravine. Bravine. Bisogna essere di stomaco. Ovviamente presumo che i genitori siano imparziali. No, però sono bravine. Non tifa per nessuna delle due? Sì. Come si? Per una. Per chi tifa? Per il pappagallo. Per Giulia, per il pappagallo? Per Cocorito? Grazie. Scusi, come... la primogenita anch'io. Perché? Perché lui tifa per Cristiana. Ah, quindi poverina Giulia, perché, nessuno tifa, perché, allora tifo io. Perché il padre preferisce il metallizzato, lui c'ha la parte qua. La madre preferisce il colore acceso. Sono della Roma. È della Roma, ok. Al prossimo taglio, al prossimo colore mi farà anche un bel 10 dietro, no? Quindi stili è un bel 10. Bene, quindi è la famiglia intera che è un po' allegra, che è un po' diversa da quello che è la canonica cosa, no, tutti bravi, a me piace, questo è il vero spirito. Un giorno vi porterò mia madre, forse. Noi gli mettiamo il microfono, nessuno può fare domande, però ve la porto, così capite il risultato, perché è venuto così. Allora, io non sono un pappagallo, infatti odio ripetere le cose, ma... io voglio che tu questo piatto lo faccia bene, per qualsiasi tifoseria lo abbia in casa. Quindi la melanzana, se tu la metti nell'olio così e la lasci a bassa temperatura, a bassa fiamma, non ti si cuocerà mai e ti diventerà tipo lessata. Ma soprattutto bisogna lessare i fusilli. L'hai salata l'acqua, vero? Sì, lo so. Ok, vai. Ci hai messo peperoncino fresco, uno spicchietto d'aglio, praticamente zero olio hai messo quasi, vero? Sì, ho messo poco perché... ne aggiungo un po' di più a crudo. Ok, però la melanzana sai che è un po' particolare, no? È una sorta di spugna e ha bisogno, soprattutto per velocizzarla, di un po' di olio per cuocerla, perché ho paura che non ti si cuocia. Vabbè. Però non è detto, non è detto. Allora, parliamo di cose serie. Baru, dimmi. Io vorrei sapere come siete fidanzate? Ormai... Sì, con chi sei fidanzata? Sono fidanzata con Giovanni. Ci ho pensato. Che si chiama Gigino. Gigino. Cioè, nel senso, il soprannome è Gigino. Gigino. Ciao, Gigino. L'hai portato, Gigino? No, assolutamente, perché sennò mi diceva cose brutte. Quindi allora io non l'ho portato. Ho portato i miei perché oggi è l'anniversario del matrimonio. Ma davvero? Sì. Bravi, complimenti. Beh, allora non facciamo figuracce, ragazzi. Qui c'è da festeggiare con un buffet. Quanto tempo è che sei fidanzata con Gigino? 7 anni, di cui quasi subito che convivo, perché mi sono messa a casa sua così. Poverino. No, ho iniziato con lo spazzolino e poi non mi sono Allora, attenzione, ti sposa o non ti sposa sto Gigino? Dopo 7 anni o ci si lascia o ci si sposa? Senti, ma che sei mia madre? Anello, ecco. Anello, Gigino, anello, anello. Dai, abbiamo parlato di... Ma l'ha fatto l'anello lui? Ma quello liscio, tutto d'oro, tutto d'oro. E poi quando dovete chiamare il catering, ricordatevi. Porca miseria, non ho dato la ricetta. Non ti preoccupare, la vado a dare subito. Sono un po' teso oggi. Allora,
Prendete i carciofi, nettateli, tagliateli in due, ovviamente togliamo le foglie esterne, li spuntiamo e il fieno centrale, la pagliuzza che c'è all'interno dei carciofi a seconda di che stagione li prendete. Allora, non infilateli nell'acqua e limone, mai più! Metteteli sul tagliere, bagnate nell'acqua e limone un pezzetto di carta e appoggiatecela sopra, così non si impregnano e non assorbono l'acqua col limone che già sono allappanti di suo, soprattutto se li fate crudi. Poi in padella scalogni a fettine, piano piano, fiamma bassa, con l'extravergine, il peperoncino se vi piace, lo spicchietto tagliato in due o schiacciato, basta che dia un po' di profumo, se no diventa troppo invasivo, a me piace sentirlo un pochino in questo caso. Poi comincio a alzare la fiamma, tolgo l'aglio, tolgo il peperoncino se non l'ho tritato e l'ho messo intero e comincio a trifolare i carciofi. Ovviamente uno viene da dire, parto dalla base, quella più compatta. No, parto a mettere la parte delle foglie, tagliata un pochino più fina, la comincio a rosolare, la sfumo con un goccetto di vino bianco, pochissimo perché sennò diventa acida, e poi un pochino d'acqua, così mi si ammorbidiscono un po'. Le sposto dalla padella e poi comincio a saltare la base e la lascio a dadini piccoli in modo da farla rimanere un po' più croccante, la lascio semicruda, sale, pepe, riunisco la parte di carciofi cotti, bagno con dell'acqua perché è importante tirare il sapore del carciofo che è fibroso a un liquido e poi ci scolo all'interno i fusilli molto molto al dente in modo da far assorbire questo liquido all'interno della pasta, se no è pasta ai carciofi, non pasta ai carciofi. A questo punto vado a mettere un pochino di questo pecorino semi stagionato o stagionato ma non troppo salato, grattugiato per mantecare, il resto a scaglie sopra perché il carciofo a me piace sentirlo abbastanza nature. Basta, potete profumare con la buccia del limone soltanto in mantecatura o fuori dal fuoco, o se vi piace anche della mentuccia ci sta bene. Basta, voglio i piatti sulle alzate, vi ho dato anche più tempo del normale. No, no, giralo, vieni qui. Prendi e lo giri. Così okay. Ti esce tutta la buccia. Se lo fai su e giù diventa tutto bianco. Okay. Ce lo vuoi questo o no? Sì. Tutto? No, non è vero. E la ragazza ha deciso, sa quello che vuole. Quante volte... Scusate, sei fidanzata? Sì. Con chi? Daniele. Quante volte vanno dallo psicologo Daniele e Gigino alla settimana? Io ci vado, io sono la santa di casa. Di me non ho bisogno, tanto mi vedo una volta al mese. A Milano. È di Milano. Anche lui ha i capelli fluo? No, gli ho detto fatti anche tu i capelli rossi e non vuole. Ah, che strano lui, eh. L'abbiamo buttata un po' sulla stupidera oggi, perché ci andava così, però poi i piatti arrivano sul tavolo e ora diamo dei giudizi seri. Perché fusilli con verdure, questi sono quelli di Cristiana. Allora, le zucchine non mentano. Perché c'è la menta dentro? Perché c'è la menta che non si sente. Okay. Bello, mi piace. Molto questo bello. Mi piace. Senti, invece la menta si sente, ah. È una bella salsa che avvolge tutto il fusillo, bella, con un bel tocco di freschezza che ci sta molto bene, la mandorla gli dà un po' di croccante, brava. Hai fatto un bel piatto. Grazie. Ma davvero? Giuro. Com'è? Io sento proprio la fiducia che arriva. No, no, è buono, a me piace. Siete voi due che siete partite male, quel piatto è sbagliato con me. Dall'inizio, avete buttato sulla sfida e sfida sia. Quando? Allora, però il piatto butta fuori un bel profumo, dai. Baru ha già dato un'approvazione. Francesca che ne pensa? Non male, ben cotta, buono lo zucchino, la mentuccia si sente, è un discreto piatto. Grazie. Tra l'altro molto economico. Anche, io ci tengo a sottolinearlo perché comunque fa bene per tutti i giorni e è un primo piatto da tutti i giorni, perché sono verdure, hai messo formaggi dentro? Niente, no. Formaggi, perfetto, se è buono così liscio... È quasi vegano, eh? Quasi. Perché adesso, quasi? Non lo so, boh, perché magari ho messo qualcosa, un pezzo di dito. La cottura come al sangue? Ecco la madre. La guardo mentre bevevo, mi guarda e fa: è così anche a casa. È così anche a casa. Fantastico. Per fortuna. Saba, che mi dici?
senza pretese, ma ben fatto. Buona la cottura della pasta. Amalgamate bene le zucchine con la menta. E mi piace anche la nota croccante che dà la mandorla, quindi io un pochino di formaggio personalmente lo aggiungerei. Comunque è un ottimo piatto da tutti i giorni che si prepara velocemente e costa poco. Grazie. Questo è quello della sorellina, Giulia, cocorito. Tutta bella colorata. Come si chiama questo piatto? La norma in serie. Hai fatto mezzo chilo di pasta. Ha fatto praticamente una norma cambiando gli ingredienti, cioè la melanzana c'è, il pomodoro, ha usato un pomodoro secco, sì. E invece della ricotta salata ha usato una mozzarella. Primo sale, scusa. Accidente. Il basilico c'è, vero? Sì, poco, l'ho messo in cottura insieme alle melanzane. La mia, ho dubbio se sono cotte le nostre melanzane. Avrai un futuro perché hai fatto un po' un pasticcio. Quindi ho un... Nei dolci sarai bravissima. Che è successo, Maru? Cos'è che no, il sapore c'è, che non c'è molta salsa, non è avvolgente. Non... Ma è uno spezzatino di pasta. Sì, no, la devi pescare tutta insieme, se no non ti entra il sapore in bocca. Però è buona, eh? Buona, dai. A parte gli scherzi. Mi dici se è cotta o no la melanzana? Ecco, allora... Volevo iniziare con questo. Cioè, delle tante cose che ho imparato qui in questo periodo, durante queste puntate, che le verdure vanno fatte un po' scrocchiarelle, mi pare di capire, non cotte troppo, secondo me, tranne la melanzana. Perché la melanzana mezza cruda, Simo, senza offesa, non è di mio gusto. Non so se poi altrove si usa. Cioè, le verdure che sono buone anche crude vanno lasciate sempre più al dente. Quelle che vanno cotte, vanno cotte. Sì. Più che altro è quando ci sa poco tempo in cucina, è ovvio fermarsi 10 secondi, ragionare su quelli che sono i tempi di cottura delle cose e poi di logica si cucina. La prima cosa in cucina è la logica. I miei ragazzi in brigata, quando vengono a fare i provini o vengono a parlare con me, insomma, per l'assunzione o per venire a lavorare, non li faccio tanto cucinare subito. Prima ci parlo, li faccio ragionare di logica, perché se c'è la logica posso insegnare a cucinare. Se non si parla di logica diventa difficile. Tornando al disegno, sono dei chiariscuri, no? Se non dai le priorità, è tutto... Lei vede solo a colori, chiariscuri non c'è. No. Solo Technicolor. Torniamo, Simone, sulla pasta. La pasta alla norma è forse la mia preferita tra tutte. E ha una caratteristica, che è cremosa, perché la melanzana deve cuocere in un modo che gli dà cremosità. Ma questo se fosse stato pasta alla norma il tema. Ma fusilli con verdure ci sta? Questi no, perché fusilli con verdure sono verdure cotte male, che non sono molto amalgamate tra di loro e quindi non creano un sugo. È un'insalata di pasta tiepida, però non è un primo piatto, quindi fusilli con verdure secondo me no. Secondo me hai scelto una verdura che in 10 minuti è un po' difficile da trattare. Comunque, i piatti sono delle idee per poter rifare a casa. Adesso voti. Cristiana. Puoi passare a Giulia. Un 17 per Cristiana. Tu vivi con lui, no? Sì. Ok. Chi pulisce a casa? La donna delle pulizie. Allora, fai una cosa, dagli un colpo di telefono, dopo sceglierai tu. Farla venire qua, perché adesso andiamo. Zan Zan, si ritorna in studio, è venuta la signora delle pulizie, ha dato una rassettata totale. Un 17 per la nostra Cri sulla Giulietta. Cri e Giulietta, due sorelline che adesso si sfideranno su un tema che sceglierà la maggiore, tra mango o finocchio. Allora, guarda, do un aiuto alla sorellina, mango. È il mango l'ingrediente base per una prova di creatività. Il mango è uno dei miei frutti preferiti.
sia nel dolce ma soprattutto anche nel salato. Quindi rispettatemelo e fatelo bello creativo. 45 secondi per prendere tutto quello che ti serve per rendere quel piatto, quel mango, un piatto. Vai! Allora, tuo padre sta in ansia appena hai scelto mango. Ha sì. detto, meno male che non l'assaggio io oggi. Un piatto con il pesce spada. Sì. Pesce spada, pane grattugiato, limoni. Vai Giulia, zenzero, peperoncino, basilico, anacardi. Sentiamo se sono buoni. Quelli ritosti vengono stupendi. Cocco e mango. Ci siamo? Sì. Adesso vi voglio più concentrate. 12 minuti, via! Non ci entra niente. Un mesetto fa, ti dico come a volte mi partono i piatti, no? A volte mi chiedono, ma come ti viene a mente? Dipende. E poi sono stavo mangiando sul mio divano, quando sono un po' triste o quando ho le giornate un po' strane, e la mia serata preferita è documentari o programmi di pesca e gelato di quello serissimo. Quindi io mangio gelati di frutta perché voglio frutta, a volte anche senza zucchero e acqua, quindi sorbetti. E il mango, il lampone, i cachi, la pera, sono dei tipi di frutti, delle tipologie di frutto, soprattutto il mango, così fibroso internamente che raffreddandosi tendono a legare molto bene. Quindi sono frutti adatti a fare il gelato, però senza latte, senza uova. Dimmi. Allora, per favore, mi potresti sbucciare il mango che devo fare una salsa? Ok, e ci devo mettere pochissimo zenzero, metà... Scusate, tu vuoi che io ti faccia la salsa praticamente? Sì, però ti do io le quantità. Io posso tagliare il mango. Ok, va bene, posso iniziamo già per cose. Quello. Ok, e quindi stavo mangiando questo gelato che era... Ma intanto non si sbuccia il mango. Il mango ha un osso, okay. Fatto, ha un nocciolo fatto tipo un osso della seppia. Quindi si taglia così, in modo da arrivare a lasciare l'osso in questo modo. E dall'altra parte idem. Quindi appena sentite l'osso gli andate dietro. E poi fate delle incisioni. Una, due... Tre. Questo è molto maturo, altro che bello maturo. Bene, bene. Cosa ci devi fare? Hai detto una salsa. Ci devo fare sì, una salsa che devo servire sull'involtino. E poi lo aprite e da qui lo spolpiamo, così okay, si fa presto e si fa prima. Allora, ripetimi cosa c'è dentro lì. Un'oliga di pane, zeste di limone, e basilico e anacardi tostati. Occhio a non bruciarli, erano girati spesso se li lasci in padella. Sì. Ok, questo è il mango spolpato. Quindi mango lo frullerai con, dicevi, zenzero? Con zenzero e peperoncino fresco, olio, sale e limone. Attenta, dosa il peperoncino, non lo mettere a caso, eh? No, perché no. Perché sennò viene o troppo piccante o squilibrato. Il lime vuoi il succo? Sì. Quindi te lo massaggia un pochino, Barù, e poi te lo taglia a Simoncino. Allora. Mi servirebbe una mano a montare l'albume dell'uovo. Barù, glielo tagli tu? Certo. Poi lo fai prendere a lei. Allora, che ci fai con l'albume dell'uovo? Come si fissa? Fai una mousse? No, faccio dei pancake. Pancake e mango? Sì. O al mango? La salsa è al mango. Ok. Mentre i pancake sono al cocco e cacao. Al cocco e cacao. Ok, aspetta che tu hai tutta una puntina di tuorlo dentro. Quindi, saranno cotti in padella con del burro? No, io faccio con l'olio di solito. Anche i dolci li fai con l'olio, con l'extravergine? Sì, anche i pancake sì, almeno. Anche dolci con l'extravergine, attenta, perché se l'olio... Sarebbe bene un olio di cocco, visto che li fai al cocco. O comunque o un burro o un olio forse meno caratterizzante rispetto a quello che può essere un extravergine. Non vorrei che sapessero d'olio, è solo un consiglio mio. Io se ci fosse ci metterei un pezzettino di burro. Per essere più sicura, perché poi col mango. Lo vuoi un pezzettino di burro? Se c'è. Facciamo favore. Arrivare un pezzettino di burro. Vai avanti, sì, concentrati sì. Sulla salsa, eh. Te li sto montando a mano. Allora, sì, pesce spada, come lo cuoci? È in padella. La devo mettere. Sì, mancano 6 minuti e 20, però portatevi avanti, vi stavo aiutando prima, okay, anticipandovi perfetto. Questo. Io mi fermerei così, sai, non lo farei aiuto. Totalmente montato. Oh. Grazie. Sempre così. Bravo! Ma bravo che ha portato un pezzetto di burro in una settimana! Bravo! Beh, però è arrivato.
arrivato a destinazione. No, c'ha le fan nel pubblico. Perché lui sta sempre lì, capito, con la cuffia, ascolta le partite, sa tutto. Dimmi, dimmi, beh, copertina mia. No, no, volevo questa... dirti no. Che una volta ho mangiato una catalana di Scampi ai Caraibi, un viaggio che ho fatto io, non con Barù, con il mango e la papaya, e quando me l'hanno servita pensavo che non fosse un buon abbinamento, invece mi è piaciuta molto. Allora volevo sapere se tu magari... Allora ti dirò la verità: finché si sta sul croccante e sull'acido, su un crostaceo che è burroso e dolciastro, il contrasto c'è, poi dipende come le condisci. Ma chi lo sa, esco da qua che ci sono un sacco di cose che frullano, se no a casa gli viene il mal di testa. E visto che Xaba va a fare viaggio ai Caraibi, Barù c'ha lo yacht privato, dimmi che tu hai mangiato un ottimo mango in posti più accessibili. Ti piace intanto? Abbastanza. Sì, non mi dispiace, preferisco la papaya, però l'ho mangiato sempre lì. Ti ho detto, sono stata in Colombia, c'erano i manghi, e poi ultimamente, quando si può, quando ho potuto negli ultimi tempi, alle Maldive, sì, mi piace il mango. Il badante di mia nonna, il badante di mia nonna, perché lei poverina ci segue, la salutiamo. Pria, il badante di mia nonna, Pria, cinghalese, fa un curry meraviglioso. E io col curry e il mango chutney è la mia cosa preferita. Come lo serve? La carne di maiale. Il curry? Cioè, con cosa lo abbini? Lui fa anche il chutney. Ah, il chutney? Col pollo. Con il curry di pollo. Il curry di pollo, scusa. Ok, come lo fa il chutney? Il chutney credo che lo compra in un negozio. Ah, non lo speciale. Fa lui? No, non lo fa, fa il curry, lui fa il curry. Me lo do io un chutney. Oh, ma buono il chutney di mango. Me lo do io un chutney di mango. Per favore. Anche se non è nelle corde dei gusti italiani. Allora, prima di andare a inventarmi una ricetta di chutney molto semplice, dove l'ingrediente insieme al mango, questo non perché è uno dei miei preferiti, ma nel chutney io uso tantissimo ginger. C'è il ginger in quello chutney? Sì, hai voglia. Di solito col mango si fa con il ginger. Sabri, mi fai un dettaglio del tagliere? Non toccare niente, guarda, questo lo metto qui, no? Cioè, sembra un quadro. È bellissimo, io farei una foto. È molto... Un macello. C'era anche questo, l'ho tolto perché volevo mangiarlo. Amo, vieni qua. Ho fatto. Vieni qua. Sì. Allora, se hai la padella fredda e la devi scaldare, sì, alzali. Così non comincia piano piano a cuocertisi così, perché un pesce sì, così che si asciuga e ti si rovina. E poi magari metti l'olietto sotto quando la padella è calda. Va bene. E così li piastri più benino. Va bene, li rimetto qua, hanno pulito? Sì. Allora, voglio vedere i piatti sulle alzate quando mi giro e torno da questo chutney di mango fatto con mango e questi altri tre ingredienti qua, ok? Allora, il ginger dalla parte balsamica è acida, quindi più maturo è il mango, più zenzero metterei, o anche lime, questi si equilibrano. Allora, intanto non prendete un mango troppo maturo, perché il chutney è una cottura che si fa. Io lo faccio così: prendo dei cipollotti freschi, li taglio in diagonale e comincio a stufarli in casseruola con un niente di olio. Se la ricetta deve essere originale, si usa un olio di semi, perché lì l'extravergine non c'è, ne basta pochissimo, sennò diventa grasso. Lo vado a rosolare questo cipollotto, all'inizio un pochino a fiamma media, e poi lo bagno e lo comincio ad abbassare la fiamma in modo che si ammorbidisca. Lo bagno anche direttamente con un po' di succo di lime o di acqua tiepida. Al momento in cui il cipollotto è stufato, la parte bianca, aggiungo quella verde tagliata finemente, che dà la parte più vegetale. Il ginger non lo grattugio e lo strizzo dentro, lì ci va proprio a fettine o a listerelle sottili. Comincio a cuocerlo, aggiungo il mango e metto il peperoncino dopo il mango, tagliato a dadini minuscoli, quasi tritato, senza semi e senza filamenti interni. Ovviamente serve il peperoncino fresco o anche più d'uno. Se non vi piace troppo piccante, visto che c'è già il ginger che arriva un po' in bocca, usate peperoncini o meno piccanti o quelli verdi. Il lime lo uso per correggere l'acidità anche alla fine, perché il mango, a seconda della dolcezza, ha bisogno un po' d'acidità. Il chutney è un qualcosa di molto violento in bocca, una sorta di confettura a pezzettoni che poi si serve fredda e si conserva anche in barattolino. Quindi se la fate, fatene tanta e potete farla in conserva come pomodori. Si serve su carni bianche alla griglia, anche a fianco a dei pesci un po' importanti, o dove c'è già del piccante per pulire la bocca dagli unti, eccetera. Ho fatto in versione semplificata.
è molto buono se ci mettete la menta, insomma, si può fare in mille modi diversi. Il pepe. Stop al tempo, mi servono i piatti. Giulia, gli serve il piatto? È più vicino a te. Ma io ti ho dato l'aiuto prima del mango. Guarda, sono brava. Hola. Come si chiama? Gigino? Sì. Gigi. Guarda, Giulia, io l'ho dato. Gigino. Fatto prima io. Gigino, io non ti conosco, ma ti rispetto. Ma so che... Ti voglio bene. Tieni duro, tieni duro, tieni duro. Ti posso consigliare dei posti dove cresce il mango dove non ti troverà mai. Uno? Impiattiamo uno? Sì. O due? Due. Sono i pancake quelli? Sì. Vado? O vai? Allora, Cri, nome del piatto. E chi di spada ferisce, di mango perisce. No. A fantasia ci siamo, ragazzi. Creativo e creativo. Creativo e creativo. Io voglio beccare anche... Ah no, il mango è solo... È la salsina? Sì. Spada. Senti, lascia la padella sul fuoco che devo sì. fare una cosa io adesso. Ho spento. Vai, vai, Baru. Ah, vado? No, sì, pensavo sì. Mi dovessi dare uno cotto da te. Sì, no, volevo darlo a Francesca perché non ama il crudo. Questo spada è fresco. Non è che si mangia lo spada crudo perché è un pesce azzurro, ma in questo caso è abbattuto. No, però buono. Un pezzettino e lo riroso. Lo vuoi anche tu, Xaba? Per me è uguale, va bene. Anche com'è? È tanto crudo, Baru? È bello crudo, sì. Ok, ne faccio due? Ti sto salvando la vita nonostante tu mi abbia trattato male per tutta la puntata. Quando? Quando? Me li cuoci? Ce la fai a cuocere certo. questi due e poi arrivo sì, da sì. te? Io prendo quello di Simone sì. molto volentieri. Allora, Baru, mentre arriva in ritardo sul binario 2, lo spada, inizia pure. Allora, lascio parlare di cose tecniche come la cottura a Xaba. Creatività... Di fondo hai fatto una salsina di mango e hai cotto un po' di spada con del pistacchio, non è che hai fatto questa grande cosa. Non c'è, che cos'è dentro? Anacardi? Ah, anacardi, scusa, sentivo qualcosa di... Ah, ok. Sentivo qualcosa. E, quindi il mango secondo me non l'hai valorizzato abbastanza per questa cosa. Buono, intanto perché è cotto, se no non mi sarebbe tanto piaciuto, devo dire la verità. È acidula questa, un po' grezza, cioè non c'hai fatto niente, l'hai frullata e basta, penso, quindi insomma... No, cioè, cosa ci hai messo insieme al mango? C'è il lime, lo zenzero, e un peperoncino, olio e sale. Molto buono. Sto lanciando il piatto di Xaba via. No, volevo vedere anche la cottura sua. È crudo, è crudo. L'è crudo a mezzo. Non pensare che se io ti ho cotto il pezzettino adesso va tutto bene, eh? Sarai votata su questo per non aver messo la padella sul fuoco. Io ce l'ho messa. È che ho acceso il fuoco sbagliato. Hai capito? È colpa della padella che era nel posto sbagliato. Che mi dici, Xaba? La salsa è molto gradevole, però secondo me l'abbinamento non è perfettamente riuscito, perché a livello di consistenza hai una cosa un po' granulosa data dagli anacardi e dallo spada, così come è stato cotto. Io l'ho mangiato più cotto, quindi poi il mio voto sarà ovviamente su quello che hai fatto tu. Però non mi piace molto, intanto la differenza di consistenza è anche quella un po' di temperatura, perché ho un caldo e poi proprio un freddo. Mi disturba un pochino, non lo trovo armonico. Passiamo alla pasticcera pasticciona. Come l'hai chiamato questo piatto, Giulietta? I pancotti non mangano. Io vado via. I pancotti non mangano. In questo caso un pochino mangano, perché ne ho fatti solo due. Perché che buono, fatto bene, ti devo dire la verità. Anche qui però è una salsa di mango in fondo. La prova è la creatività sul mango e avrei voluto qualcosa di più elaborato col mango magari. Però è buono.
differenza del mio. Poi sono leggermente dietetici perché sono senza il tuorlo dell'uovo. Mm. Sono solamente con l'albume. Ah. Ci sta, sì. A Messner, le ventose. Vabbè, tiramela una scialuppa di salvataggio, però. A me la salsa piace molto. Non amo particolarmente la consistenza del pancake. Pancake, esatto, mm-hmm. non è proprio genere mio. Però trovo che sia, certo, un abbinamento. È un abbinamento. La salsa ti è venuta molto bene. Ha una giusta consistenza, è molto cremosa ed è gradevole. Il pancake non è venuto così bene. Sembra un po' mattoncino, sembra un po' bassino, Sava, per capirlo a casa, perché non lo capisco qua. Forse è andato con una padella non troppo calda, ma non ha quella consistenza. Il pancake fa le bolle e dentro è molto morbido. Questo rimane un po' stopposo. Però, tornando al piatto, è buono, non è molto creativo, perché pancake al cocco e cacao con la salsa al mango... Insomma, abbastanza un classico, un po' come il muffin sai mirtilli. Poi uno magari non l'ha mai mangiato, però è un po' un classico. Li votiamo adesso. Li votiamo. Lo spada semicotto in un mare di mango. Questa è di Cristiana. Però l'involtino, a parte il mango, poteva essere un'idea carina a sé. Questo invece, che potete col giallo sul piatto celeste, è il piatto della sorellina Giulia. Amante pasticcera, che ha fatto un pancake che aveva bisogno di un po' più di fiamma forse per partire meglio. Vicini, vicini, vicini. 8 a 7 per Giulia. Giulia, se non conoscevo ti stracciavo. È ancora vantaggio lei. Senti cosa mi ha detto. 18 a 15, che ti ha detto? Se lo cuocevo ti stracciavo. Sì, lo cuocevi. Ma mango morta. Ma mango morta. Con quel coso lì. Sceglierai tu. Dov'è andata la signora delle pulizie? Signora? Adesso la chiamiamo. Giusto un pelino di pubblicità. Torniamo subito. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Oggi abbiamo un po' divagato dalla cucina perché sono in mezzo a due sorelle un po' pazze come piace a noi. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle belle risate, abbiamo conosciuto meglio loro, anche la famiglia. Ancora auguri a babbo e mamma che sono in anniversario di matrimonio. Ora vieni di qua perché ho una sorpresa. Ho una sorpresa perché io oggi, siccome ho uno staff che lavora per me a Milano, uno di loro oggi è qua e siccome... fanno loro le mie preparazioni, io sono lo chef, ognuno di loro ha delle specializzazioni. Adesso vi presento Sebastiano. Vieni Sebastiano. Non ti si sente, parla qua. Ciao a tutti, buonasera. Allora, non l'ho microfonato perché Seba oggi, mentre io vi spiego cosa voglio fare, siccome non potrei fare le cose contemporaneamente, mi aiuta a fare il pane, anche perché è il mio specialista del pane. E quindi è giusto che lo faccia lui, volevo regalargli questo momento. Sarai arrabbiato perché non se l'aspettava. Allora Seba, iniziamo. Tu fai le mani e io faccio le chiacchiere. Allora, ingredienti. Intanto ovviamente le farine e l'acqua. Supplementi: olio extravergine, un pizzico di sale, l'uvetta, i pinoli e il rosmarino, ve l'ho già detto. Lievito di birra sciolto in acqua tiepida. Quindi mettiamo insieme le due farine. In questo caso abbiamo usato integrale e 00. Insomma, è un pane piuttosto rustico, croccante fuori, dentro rimane un po' umido e l'uvetta gli dà questa parte ciccosa. Il pinolino dà la parte croccantina e il rosmarino lo rende salato. È stupendo per accompagnare i formaggi, Xaba, per esempio. È anche molto bello sul tagliere dei formaggi. È molto bello. Allora, mentre Seba mette tutto il resto, l'olio è extravergine, quindi si sente un po' d'olio dentro. Visto che i pinoli rimangono dentro l'impasto e si tostano soltanto quelli che magari sbordano un po' nella parte esterna della pagnotta,
Se volete potete tostarli un pochino prima, visto che il forno poi va usato, in realtà dopo che la pasta è lievitata, ma anche in padella, tostati appena, vengono più profumati. Oppure rotolate poi l'impasto prima di infornarlo in qualche pinolo così che rimanga fuori e prenda più tostatura. Attenzione però a non bruciarli. Allora, Seba, vai con i dettagli. Ok. Allora, niente, è importante quando si fa un pane aromatizzato, comunque con qualcosa tipo frutta secca, eccetera, aggiungerli dopo che il pane è già impastato, perché se lo si fa prima, i pezzi per l'appunto creano dei buchi nel pane che non lievita quindi adeguatamente. Quindi lo si fa impastare con calma e una volta impastato si aggiungono tutte le sue parti. Ovviamente prima dell'infornata, quindi non è che mentre... Siamo a Sanremo. Non è che mentre fate lavorare l'impasto, poi dopo bisogna andare a scaldare il forno. C'è bisogno di un tempo di lievitazione che va fatto in un ambiente non... Oddio, c'è caldo, lo metto sul termosifone, altrimenti si stressa subito il lievito e lo perdiamo. Quindi, come lo facciamo lievitare mentre lo taglio? Quindi lo facciamo lievitare a una temperatura ambiente di 26-28 gradi, coperto per, in questo caso specifico, per 2-3 ore. L'impasto lo si fa riposare, dopodiché lo si reimpasta per un 5-10 minuti per dare tutta l'elasticità necessaria al pane per gonfiarsi in forno e dopodiché lo si lascia riposare un'altra ora. Infine si cuoce a 180 gradi per 30 minuti a forno preriscaldato. È una cottura comunque molto veloce per un pane. E viene così. Pane povero toscano! Questo è stupendo anche per alcuni salumi. Toscano si fa in tante regioni d'Italia, però questo non è dolce. Questo è un pane vero e proprio, adatto per alcune cose belle avvolgenti, belle saporite, che possono andare a contrasto di salinità, quindi alcuni salumi molto saporiti, oppure sui formaggi perché c'è l'uvetta. Per gli antipasti è perfetto. E per gli antipasti. Adesso, questo impasto che Seba e la Planetaria, anche in collaborazione, hanno preparato, vanno nella bacinella, si copre con la pellicola, si fa riposare e lievitare, ovviamente. Pellicola, se lo coprite completamente, usate una bacinella più grande, sennò arriva al bordo e poi non vi fa salire l'impasto. Io adesso questo ve lo taglio a fettine, o meglio ancora, io vi do un pezzetto per uno, così ci fate quello che volete. Non è facile, ma dovete assolutamente cercare di esaltare questo pane, che di solito può essere solo coperto o accompagnato, diventerà il protagonista di un piatto di presentazione. Questo pane, che è brutto a vedersi perché è molto umido, deve essere molto umido per la cottura che ha nel forno rapida, quindi anche se sembra molle da aggiungere farina non va aggiunta, sennò diventa un sasso. Ok, quindi adesso non abbiamo più tempo, però si copre e lo si fa lievitare. Grazie Seba, tornate in postazione. Mangia tutto il pane però, eh. Allora, è il pane toscano con l'uvetta e pinoli, quello che mangiavo io da piccolo, l'elemento base per una prova di presentazione. Bene, davanti al pane sono arrivati un bel po' di ingredienti colorati, usateli appunto come colori. 3 minuti, via! Mi ricordate il punteggio? 18 a 15 per Cristiana, mi dicono da laggiù. 18 a 15. Cosa mettilo lì, mettilo sui fornelli. Hai messo tutto sui fornelli senza accenderlo, stavolta non vanno accesi. Vi lascio sole, basta. Falle concentrare, Simone. Le faccio concentrare, sì. Vorresti dire che è colpa mia se hanno fatto casino prima? No, no, guarda, tutto sommato sono state anche brave. Sono state anche brave? Sì, sì, sì. Allora, dimmi qual è il pane del ricordo a casa di Barù, o perlomeno per te. Ah, per me la schiacciata, che qui chiama pizza bianca, qui a Roma, che una parola che odio. È quella lì perché è buona. Il ciaccino? Il ciaccino. È il tuo pane preferito? Cioè, se dovessi proprio mangiare qualcosa così, senza nulla sopra, o con l'olio. Se è fresco, fresco, molto buono, anche una buona ciriola, però deve essere fresca, perché il problema è che a volte è un po' gommosetta. Quello basta poco. Saba, tu lo fai il pane, ma qual è il tuo preferito? Quello che faccio adesso è un pane integrale con tanti semi dentro e con la farina di semi di lino anche. Però il mio ricordo d'infanzia è mio nonno Sandro che mi faceva una fetta di ciuco, alta come un dito. Di ciuco? Sì. Mulo? No, sì, ciuco. È un pane toscano che si fa più basso e un po' più allungato rispetto al toscano normale. Sai per cos'è, cosa lo uso tanto quel pane?
con Seba. E facciamo questo pane anche noi basso, così crostone alto e sì, dentro bello bollato. Poi quello tagliato alla affettatrice, vengono delle striscioline lunghe, larghe tipo 4 cm, che io faccio tostare in forno e poi uso il cappello del prete che dici tu per metterci delle creme, delle vellutate, e visto che il pane si ammollerebbe dentro lo uso come ponte sopra. Ci appoggio degli ingredienti che non voglio mettere a contatto col sotto, appena inizi col cucchiaio si rompe e diventa la parte croccante. E anche delle belle bolle d'aria dentro. Signorine, 8 secondi per voi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 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 Non posso aggiungere solo stop! Una cosa. Brava, ti sei salvata. Posso aggiungere solo una cosa? Posso? Vai. Cos'è quel coso verde lì sopra? È impacchettato. Oh santo cielo. Ho perso. 3 ore per fare quel pane ci abbiamo messo. Ma poi dicono le bugie perché dicono che ci guardano, ma non è vero, perché sennò lo saprebbero. Vabbè, io passo. Beh, è la prima volta da che sono qui, cioè da poco, che vedo questo piatto, quindi è una novità. È molto priva di creatività però la cosa. Allora sono arrivate che la cucina è gioia, è bellezza, però è anche disciplina e concentrazione. Invece la mia impressione è che abbiate un po' la testa un po' altrove. Così così. Ma poi hai lavorato poco. E niente. No dai, è brutto. Vabbè. Evito, ti evito sofferenze inutili, guarda. Mentre questo... Infatti io rido, adesso mi fanno nero. Direi modesto, sei andato in verticale, quindi modesto, solo per quello. Cioè è praticamente uguale, ci ha messo sì, un pomodoro. Un po'... Questo, questa qua sarebbe una prova estetica, quindi... Cristiana, da quanto il pane non vuole stare con quella roba che ci hai messo, se ne sta andando. C'è una frana, cioè... frana. È decadente. No, è che il mezzo uovo sopra se l'era dimenticato, ma ha insistito per mettercelo, così anche quel poco di pane che potevo vedere non lo vedo. Allora, non celeste so, per Cristiana. Esiste zero come voto? No. No. Purtroppo no. La birra è brutto. Per poi passare a Giulia, ecco, vada. Ora è più che... Ecco. Ma si è scoperchiato. Altissimi voti in fondo, siamo migliorati alla grandissima. 4-3 per Giulia. Ma vince Cristiana, non si sa come sia possibile. 21-19, erano così brutti tutti e due che sei rimasta in vantaggio. Cara la mia amica metallizzata, vinci un kit pazzesco con tutta la roba che abbiamo a disposizione qua a Cuochi e Fiamme. Ti offro un cambio di colore dei capelli, va bene? Venite con me. Vi ripresento chi vi ha votato. Io mi prendo un po' del pane, così mi ricordo casa, perché io a casa non ci voglio tornare. Io sto bene qua, questa è casa mia, è casa vostra, è casa di tutti voi, perché qua in questo salotto culinario rielaboriamo alcuni piatti fatti in poco tempo per permettere a voi a casa di prendere qualche spunto e andare sul sicuro quando vi affrontate con la cucina, quando volete far bella figura e quando vi siete dimenticati invece qualcosa, andate sul nostro sito www.cuochefiamme.la7.it. Buon pane a tutti. Lei è scioccata. Lei è scioccata. Siamo divertiti tantissimo. Almeno ci avete regalato una puntata meravigliosa. Quello. No.